Buonasera a tutti i telespettatori di Telesanremo, canale 216 del Digitale Terrestre. Siamo allo stadio comunale di Sanremo, dove tra qualche istante la Karim Boys affronterà la partita clou di tutto il campionato. Infatti, se riuscirà a battere l'Albenga sul terreno dello stadio comunale, conquisterà i 3 punti decisivi che le permetteranno di raggiungere il traguardo storico mai raggiunto dalla Carlin Boys della promozione nel campionato massimo regionale di eccellenza. Tra qualche istante adesso vediamo le squadre schierate al centro del campo, nel frattempo vi offriamo le formazioni delle squadre. La Carlin Boys schiera col numero 1 Matteo Gerace, col numero 2 Fabio Sturaro, col 3 Maurizio Alberti, col 4 Domenico Tursi, col 5 Cocito Francesco, col 6 Marco Iovine, col 7 Edoardo Capra, con l'8 Alessio Stamilla, 9 Pietro Daddi, 10 Alfredo Cariello, 11 Scalzi Filippo. In panchina a disposizione dell'allenatore Valentino Papa abbiamo col numero 12 Mattia Farsoni, col numero 13 Mirko Simbari, col numero 14 Paolo Tarantola, 15 Gaston Fernandez Ruggeri, 16 Matteo Battaglia, 17 Andrea Atrasene, 18 José Espinal. L'Albenga, che si schiera con una maglia bianconera e pantaloncini neri e calzettoni neri, schiera col numero 1 Lorenzo Giaretti, col 2 Rocco Bonadonna, col 3 Welty Andrea, col 4 Modestino Felicello, col 5 Gianluca Olivieri, 6 Andrea Moraglia, 7 Matteo Gaggino, 8 Fabio Rossi, 9 Marco Prunecchi, 10 Samuele Recagno, 11 Franco Rossignolo. In panchina a disposizione dell'allenatore Simone Rattalino ci sono col numero 12 Mirko Triolo, 13 Frederic Lettera, 14 Scanapieco Pietro, col 15 Daniele Barone, col 16 Gabriele Mantio, col 17 Luca Giampà e col 18 Giovanni Mela. Arbitra l'incontro il signor Danilo Basile della Federazione della Sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cremona e Sandro Trunzo, anch'egli della Sezione di Genova. È intanto iniziato il gioco, vediamo un'iniziativa sulla destra di Capitan Stamilla che serve Capra al centro, il tiro di Filippo Scalzi che sblocca subito al primo minuto, alla prima azione d'attacco, porta in vantaggio la Carlin Boys, un attacco ben orchestrato condotto da Stamilla sulla fascia destra che ha ceduto al centro dell'area a Capra che di prima intenzione ha servito un assist d'oro a Filippo Scalzi che non si è fatto pregare e ha depositato la palla alle spalle di Lorenzo Giaretti. Quindi subito in discesa la partita della Carlin Boys che è passata in vantaggio con questa rete di Filippo Scalzi. Non poteva esserci inizio migliore per questo importantissimo incontro che ripetiamo la Carlin deve vincere a tutti i costi per garantirsi già con 4 giornate di anticipo il passaggio alla categoria superiore, e questo gol diciamo che dà subito una certa sicurezza alla Carlin Boys di poter impostare il proprio gioco a suo piacimento. Vediamo adesso la reazione dell'Albenga con un lancio in direzione di Rossignolo che lavora un pallone sulla sinistra, però su uno scambio si è trovato in posizione di offside, prontamente segnalata dall'assistente numero 1 signor Cremona, che ha indotto l'arbitro Basile a fischiare il calcio di punizione a favore della Carlin Boys. Si incarica della battuta il portiere Matteo Geraci, ragazzo classe 96, schierato oggi tra i pali per questo importantissimo incontro. Il mister ha molta fiducia in questo ragazzo e gli ha affidato la difesa dalla porta. Vediamo Capra che si è esibito in uno dei suoi pezzi del suo repertorio, un colpo di tacco, e con Sturaro che andava alla ricerca del pallone chiedeva anche un calcio d'angolo che però l'assistente non ha concesso, perché evidentemente l'ultimo tocco è stato di Fabio Sturaro. Quindi si riparte con una
rimessa in gioco da parte del portiere Lorenzo Giaretti. Quando ricordiamo al primo minuto di gioco ha sbloccato subito il risultato Filippo Scalzi, uno dei talenti più in evidenza in questo campionato, frutto del vivaio della Carlin Boys, un giocatore sicuramente destinato ad altri palcoscenici. Mentre vediamo un intervento da parte di Olivieri Gianluca su Pietro Daddi che sarà chiaramente sottoposto a una cura particolare, visto il suo score di 27 segnature nel corso di questo campionato, un autentico exploit di questo giocatore non più giovane, classe 71, ma classe 77, che però è assolutamente efficace sotto porta, e lo dimostrano tutti i gol segnati fino ad ora. L'azione non ha avuto esito perché il lancio è stato facile preda di Giaretti, che si incarica di questo rinvio oltre la metà campo. Salta Marco Iovine e interviene poi Maurizio Alberti. Alberti ha ceduto a Cariello. Cariello alleggerisce il passaggio su Cocito. Cocito, l'intervento di Moraglia, che ha tentato di servire Capitan Rossi. Non c'è stato l'intervento falloso da parte del giocatore della Carlin Boys, e quindi l'arbitro ha concesso di proseguire. Però Stamilla dorme un pochettino sul pallone, viene contratto da Moraglia, il quale da Rossi, che gli ha portato via il pallone. C'è una serie di rimpalli a centrocampo, gioco un po' confuso. Adesso cerca di mettere ordine di nuovo Capitan Rossi, aprendo sulla sinistra per il numero 3 Velti, un altro giovane molto interessante, classe 96. Non controlla bene il pallone termina oltre la linea di fondo, e quindi una nuova rimessa in gioco da parte di Geraci, che chiama all'azione Tursi. Tursi osserva lo schieramento dei compagni per tentare di cercare un compagno libero a cui affidare la palla, lo trova in Edoardo Capra, che si libera del suo diretto marcatore, serve Stamilla allarga ancora sulla destra per Sturaro all'indietro su Iovine. Gioco elaborato a centrocampo finché Iovine tenta il lancio su Davidi, ma attento Modestino Felicello fa sua la palla e la cede nuovamente a Capitan Rossi. Sembra il Capitan Rossi l'uomo da cui passano tutte le azioni del centrocampo degli Ingauni. I compagni lo cercano sempre, è lui che imposta l'azione. In questo momento ha fatto un lancio troppo lungo in direzione di Rossignolo, che non ha potuto raggiungere la sfera. Ancora un intervento di Capra. Stamilla cede a Sturaro, il lancio lungo in direzione di Daddi viene anticipato dal difensore, ma ancora Capra alla caccia del pallone, l'aveva conquistata momentaneamente. Adesso di nuovo i giocatori bianconeri in possesso di palla, subisce fallo Capitan Rossi, e quindi assistiamo a questo calcio di punizione comandato dal signor Basile a favore dell'Albenga. Smista sulla sinistra, ora riceve di nuovo il pallone tra i piedi, come detto è lui il fulcro del gioco dell'Albenga. Ora c'è un lancio sulla destra interessantissimo per il numero 7 Gaggino, ma è attento Geraci ed esce a far suo il pallone. Attenzione anche a questo giovane Gaggino alla destra dell'Albenga, classe 97. Ora è Stamilla che si esibisce in una corsa, e poi il lancio di Scalzi è impreciso, intendeva servire nuovamente Daddi in area di rigore, ma il lancio è troppo lungo e facile la presa di Giaretti, il quale si appresta prontamente a rilanciare, mette giù il pallone, preferisce giocarlo col pallone tra i piedi. Lancio lungo oltre la metà campo con Prunecchi, che fa la sponda per un suo compagno di gioco, l'apertura ancora sulla destra, imprecisa, e c'è l'intervento di Alberti che ha messo la palla in fallo laterale, quindi fallo laterale a favore dell'Albenga. Ci sono due palloni in campo, quindi non si può proseguire il gioco. Dicevamo, approfittiamo della pausa per dire che è enorme l'importanza di questa gara, sia per la Carlin Boys che, come dicevamo, in caso di vittoria avrebbe il pass matematico per l'eccellenza, ma anche per l'Albenga, che non si trova in buone acque e a centro classifica, a soli 4 punti dalla zona pericolo, e quindi
sarebbe importantissimo anche per l'Albenga riuscire a portare via almeno un punto dal terreno di gioco del Comunale, cosa non facile perché la Carling Boys abbiamo visto che ha iniziato la partita con un piglio assolutamente deciso, assolutamente consono all'importanza della gara. Ora l'Albenga fruisce del primo calcio d'angolo della gara da destra, vediamo il traversone basso, c'è l'anticipo di Tursi su Rossi, la palla è terminata nuovamente tra i piedi, è andata in fallo laterale, quindi ancora Gaggino che ha messo un pallone in mezzo, dove in mezza giravolta il Recagno ha tentato il tiro, è stato contratto da Cocito che ha deviato nuovamente la palla in corner per la secondo corner consecutivo, un traversone ancora a Cocito che svetta di testa e non concede nulla agli avanti dell'Albenga. Poi il disimpegno di Cariello fa terminare nuovamente la palla, c'è una certa reazione in questo momento da parte dell'Albenga, prevalentemente operante sulla fascia destra. Ora vediamo il numero 2 Bonadonna che si procura il terzo calcio d'angolo consecutivo nel giro di pochi minuti. L'Albenga ha guadagnato questi tre calci d'angolo, è chiara l'intenzione di riuscire a tentare almeno di pervenire al pareggio quanto prima per poter poi magari gestire la gara come se l'erano impostate di difesa. Tenta di partire Daddi, viene trattenuto platealmente dal numero 2 Bonadonna. Daddi chiede il cartellino giallo a carico dell'avversario, non è così di questo avviso l'arbitro Basile e quindi non c'è niente. Ancora Pietro Daddi che protesta, dice ma io stavo andando verso la porta avversaria, lui mi ha trattenuto, ci poteva stare il cartellino giallo, ma forse l'arbitro Basile vuole risparmiarli per magari interventi più decisi. Ci sentiamo di condividere questa posizione se questa è l'interpretazione dell'arbitro. Riparte comunque la Carling Boys dai piedi di Tursi che serve nuovamente Capra e Stamila che si fa trovare sempre pronto e sempre smarcato sulla fascia destra. Il contrasto però non lo favorisce perché colpisce la palla con il braccio e quindi c'è il fischio puntuale dell'arbitro a comandare un calcio di punizione a favore dell'Albenga. E nuovamente Giaretti che si incarica della battuta mentre tutti e 20 i giocatori di movimento si piazzano intorno al cerchio del centrocampo. C'è stato un colpo di testa di Iovine, ora Gaggino ha perso palla a favore di Cariello che ha servito Daddi ha tentato il triangolo con Cariello, purtroppo è stato troppo lungo il pallone di ritorno di Daddi per Cariello e quindi la palla è terminata sul fondo. Dicevamo uno score assolutamente invidiabile quello della Carling Boys che si trova a 61 punti in classifica con 14 punti di vantaggio sulla Voltrese seconda in classifica a 5 giornate dalla fine. Ora c'è stata una trattenuta della maglia da parte di Daddi ai danni di Bonadonna, non ravvisata dall'arbitro, forse ha concesso il vantaggio nuovamente Daddi che va per terra, accenna a una reazione nei confronti, attenzione, nei confronti di Moraglia che lo aveva atterrato precedentemente, si è rialzato ed è andato a tentare una reazione, meno male che l'arbitro non l'ha visto perché Pietro Daddi deve stare tranquillo, non deve fare questi gesti, non ne ha bisogno. Ancora un colpo di testa di Daddi che intendeva servire Scalzi, la palla è lunga, è terminata in fallo laterale, la rimessa di Bonadonna che poi riceve il pallone di ritorno da parte del compagno, però la perde ad opera di Cariello e Capra che si destreggia, subisce il fallo questa volta da parte di Moraglia, il roccioso difensore ex Argentina Arma, ex Taggese, che ritorna a calcare il terreno di gioco del Comunale con la maglia dell'Albenga e in questi momenti si è già fatto sentire con un paio di interventi fallosi. La palla è al limite dell'area con bellissimo il
e c'è stato il passaggio di Tursi per Stamilla che ha calciato prontamente verso Giaretti, la respinta non perfetta di Giaretti è risultata però leggermente troppo arretrata rispetto al piede di Daddi che poteva appoggiare in rete per un facile tap-in per il 2-0. Siamo giunti al 13° minuto di gioco quando la Carlin Boys ha costruito questa chiarissima occasione da rete. Bravissimo è stato Tursi a trovare Stamilla in area di rigore, il quale tiro è stato respinto malamente da Giaretti e purtroppo Daddi si è trovato troppo avanzato rispetto al pallone per poterlo deviare in rete. Ora vediamo questa azione d'attacco condotta ancora sulla destra, Monadonna che può crossare basso e interviene nuovamente Cocito di testa, veramente un gladiatore Cocito, con la sua testa lì calamita tutti i palloni sia che siano alti sia che siano bassi. Quarto calcio d'angolo a favore dell'Albenga, mentre la Carlin Boys non è ancora battuto nessuno, però ricordiamo che al 14° minuto la Carlin Boys si trova in vantaggio per una rete a zero col gol segnato al primo minuto da Filippo Scalzi. Ora c'è Modestino Felicello che cerca di e trova bene il compagno Moraglia, uno scambio tra due ex giocatori dell'Argentina e della Teggese, però il compagno servito da Moraglia si è trovato in una posizione di fuori gioco di rientro e quindi calcio di punizione affidato ai piedi di Marco Iovine. L'arbitro fa arretrare la posizione del pallone, quindi a questo punto si incarica Geraci della battuta. Geraci batte lungo, oltre, ben oltre la metà campo, il colpo di testa ancora di Olivieri, in questo caso, che ha anticipato Pietro Daddi, ed è Moraglia che porta palla, la larga sulla destra per Gaggino. Gaggino affrontato da Maurizio Alberti, cede ancora la palla indietro a Moraglia che sventaglia in direzione di Prunecchi, non raggiunge il pallone, duello aereo tra Alberti e Gaggino a favore del nerazzurro. Ora una palla alta ancora in direzione, ma Cocito non concede assolutamente nulla a Prunecchi, di nuovo di testa Cocito che respinge. È un batti e ribatti sulla linea di centrocampo fino a che c'è il lancio lungo per Daddi, anticipato ancora dal numero 5 Olivieri. Buona donna, molto, molto attivo su questa fascia destra. Ora c'è un intervento falloso di Scalzi ai danni, ci pare, di Moraglia, e quindi l'arbitro che comanda il calcio di punizione a favore dell'Albenga. Al 17° minuto in corso, l'anticipo di Iovine che ha servito Capra che se ne va in dribbling, viene messo a terra da un intervento del giovane Welty, classe 96, quindi calcio di punizione a circa una decina di metri fuori dall'area di rigore della porta difesa da Giaretti. Vedremo, sono diversi gli interpreti che potranno cercare di trasformare questo calcio di punizione in un gol. Vediamo che però Cariello, con la sua personalità e con la sua esperienza, pare abbia già conquistato la possibilità di calciare da quella posizione. Vediamo l'arbitro che sta facendo rispettare la distanza regolamentare di 9,15 m alla barriera bianconera. Assistiamo quindi alla esecuzione di questo calcio di punizione. Potrebbe partire anche Iovine, che anche Iovine col suo destro ci ha fatto già vedere nel corso del campionato di essere assolutamente bravo, ma a parte Cariello chiedono un fallo di mano da parte dell'uomo che era in barriera, che era Prunecchi, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Colpo di testa di Alberti, di nuovo in avanti, un batti e ribatti, interviene nuovamente Iovine, forse c'era un fallo a suo carico, non è stato sanzionato. Alberti e Iovine giocano in scioltezza, adesso si appoggia dietro a Cocito. Cocito osserva lo scatto di Scalzi che però non è stato premiato, questa iniziativa di Scalzi con una maggiore precisione nel passaggio sarebbe potuto andare sul fondo e magari mettere una palla
in mezzo. Di nuovo Bonadonna alla rimessa in direzione di Rossi. Rossi ha servito Recagno, il quale però è stato contratto in fallo laterale. Nuovamente si riparte con Bonadonna e di nuovo per Rossi, che sventaglia sulla sinistra a favore del numero 11 rossignolo, appoggiato indietro a Velti. Velti si libera con una piroetta del ritorno di Stamilla, ma la palla viene intercettata ancora da Iovine, che sta interpretando alla perfezione il ruolo di incontrista, sta conquistando numerosi palloni nella propria metà campo. Può impostare Alberti col suo sinistro, lancia sulla sinistra appunto Daddi, che controlla il pallone prima che questo termini in fallo laterale. E in questo momento, quando finalmente Daddi raggiunge il pallone, il guardalinea si decide ad alzare la bandierina per segnalare la posizione irregolare di Daddi e quindi il fuorigioco. Ci era sembrato, a dire il vero, che la posizione fosse regolare, anche perché abbiamo visto l'assistente che non alzava la bandierina, però nel momento in cui il numero 9 nerazzurro ha raggiunto la sfera è andato prontamente su con la bandierina segnalando l'offside. Rimessa in gioco di Giaretti, la palla spiove in direzione di Recagno, che ha colpito di testa e servito Prunecchi che lancia sulla sinistra un pericoloso pallone. C'era l'inserimento da parte di Rossignolo, ma non si fa sorprendere Sturaro, che con una palla sporca comunque riesce a impedire l'intervento di Rossignolo, che poteva involarsi verso la porta di Geraci. Ancora l'Albenga in avanti, la palla agganciata da Rossignolo, era agganciata da Recagno in direzione di Rossignolo, che va a terra sul passaggio del compagno. L'arbitro non ravvisa nessuna irregolarità, la palla è ora in possesso di Capra, che puntualmente subisce il fallo. Capra e Daddi sono i due uomini di attacco della Carlin Boys che sono particolarmente sottoposti alle cure, tra virgolette, dei difensori dell'Albenga. Adesso l'arbitro Basilio vediamo conferire con il capitano dell'Albenga, forse per chiedere di non protestare, perché magari le proteste nell'occasione in cui Rossignolo era caduto in aria sono state un po' veementi. Adesso l'arbitro ha richiamato un pochettino il capitano dell'Albenga all'ordine, da trasmettere anche ai propri compagni. Si riparte con la palla nei piedi di Tursi, un rimpallo fa terminare il possesso della palla su Capra, che appoggia di nuovo indietro a Tursi per Cariello. Iovine, tutto di prima, adesso Cariello mette ordine, serve nuovamente Capra e nuovamente subisce un colpo Capra, però questa volta l'arbitro non ravvisa la irregolarità e quindi ha ritenuto che il colpo subito dal numero 7 della Carlins sia stato fortuito. Adesso va a sincerarsi delle condizioni di Edoardo Capra, l'attaccante finalese. Si rialza un po' dolorante, probabilmente ha subito un colpo alla caviglia, ma vediamo che non dovrebbe avere problemi a riprendere il gioco. C'è la rimessa in gioco di Stamilla, che cavallerescamente restituisce il pallone agli avversari, in quanto erano stati loro che avevano messo in fallo laterale la sfera per consentire l'intervento a favore di Capra. La palla che spiove a centrocampo è preda del colpo di testa di Cariello, prolungato ancora con un colpo di testa da Daddi per Capra, che ha prolungato ancora sulla sinistra. Scalzi affronta Bonadonna, mette un bel pallone in mezzo, spettacolare questo traversone, leggermente in ritardo Stamilla all'appuntamento con la palla, però era veramente interessante il cross del talentino nerazzurro Filippo Scalzi. Ora sta partendo in contropiede il numero 7 Gaggino, che ha tergiversato un istante nel partire in contropiede per non finire in posizione di fuorigioco, poi è partito in posizione regolare. Un bel duello tra Prunecchi e Cocito, due giocatori anche loro che hanno qualche anno di esperienza sulle spalle e quindi possono offrire un bello spettacolo al numerosissimo pubblico che è presente oggi
allo stadio comunale di Sanremo, nonostante che la giornata non sia delle migliori dal punto di vista meteorologico. C'è una ripartenza di Sturaro che trova ampio spazio sulla destra per la sua cavalcata, arriva fino al limite dell'area. Sturaro salta il diretto avversario, mette la palla indietro per Stamilla, cercava probabilmente Cariello che invece si era proiettato al centro d'attacco. Attenzione che adesso c'è la ripartenza da parte dell'Albenga con Gaggino spostato al centro del gioco. Ci sono due giocatori dell'Albenga, uno è Prunecchi che si impossessa del pallone, effettua questo cross su cui Geraci non rischia la presa ma mette il pallone in fuori di pugno, poi il tiro dell'attaccante bianconero viene termina a fondo campo. Ci sarà quindi la rimessa in gioco da parte di Geraci. C'è un fischio da parte dell'arbitro che chiede la sostituzione del pallone, evidentemente quel pallone lì non è sufficientemente gonfio, se ne è accorto Geraci e quindi ha chiesto la sostituzione. Siamo giunti intanto al 24esimo minuto di gioco, ripetiamo che la Carlin Boys è in vantaggio per 1-0 con il gol di Filippo Scalzi segnato al primo minuto di gioco. Colpita a freddo l'Albenga, però ci sembra che abbia reagito abbastanza bene e quindi stia portando qualche attacco, seppur non pericoloso, alla porta difesa da Geraci. Un lancio lungo ancora in direzione di Daddi che spizza la palla di testa in direzione di Scalzi. Il pallone di ritorno di Scalzi non è assolutamente preciso e quindi viene respinto. Però è ancora Stamilla che smista al centro per Capra, ma c'è un intervento da parte ancora dell'assistente che segnala una posizione di offside. E quindi ancora Giaretti alla battuta del calcio di punizione, comandato dal signor Basile di Genova per la posizione di offside a carico di Stamilla. Il colpo di testa di Tursi, ma c'è la segnalazione da questa parte, nuova segnalazione di fuorigioco da parte di Prunecchi e quindi si riparte con un calcio di punizione da parte della Carlin Boys. Lancio di Geraci per Scalzi che di prima serve Daddi vede il movimento a centro area di Capra, tenta di servirlo ma viene contratto dal difensore. Ora la palla ancora sulla sinistra tra i piedi dei giocatori dell'Albenga, ma un rimpallo favorisce ancora lo scatto di Stamilla che viene però contratto in fallo laterale da Felicello. Un Albenga che dicevamo sta cercando con molta pazienza un pochettino di portare qualche attacco. Paolo Staltari, diamo intanto la linea a Paolo Staltari che è qua al mio fianco, come vedi? Sì, ma è una Carlin indeterminata a ottenere il risultato, sa l'importanza della posta in palio e mentre c'è un alleggerimento indietro di un giocatore dell'Albenga, quindi riparte la Carlin Boy. È una partita molto importante per la Carlin Boy e grazie anche al gol segnato al primo minuto da Scalzi ora si trova in un momento particolare, mentre c'è stato un fallo adesso su Capra. No, ha subito fallo Marco Iovine e non è il primo e quindi penso che l'arbitro a questo punto debba cominciare ad intervenire con qualche ammonizione, perché il gioco dei bianconeri si sta facendo un pochettino troppo pesante. Vediamo Marco Iovine dolorante al centro del cerchio di centrocampo, ha subito un colpo, non abbiamo visto da chi, però il lancio invece lungo di Cariello non termina a buon fine per l'intervento ancora preciso di Velti. Sturaro in posizione di ala destra cede a Iovine, il quale ancora fa ripartire Cariello, scambia nuovamente con Iovine. La finta di Stamilla tentava di smarcare Cariello ma non è stato così, quindi Rossi Moraglia può ripartire servendo sulla destra il numero 10 Recagno, che ha tentato un tiro cross, non si sapeva bene che cosa volesse fare, se volesse passare a un compagno o tirare in porta. Comunque la palla è sfilata lentamente davanti agli occhi di Geraci ed è terminata a fondo campo. Siamo al 27esimo minuto di gioco,
risultato di 1-0 per la Carling Boys. C'è un po' di agitazione tra il mister Papa e Pietro Daddi, forse nel una richiesta da parte del mister Papa di cambiare qualche posizione nello schieramento d'attacco, magari per scardinare la difesa, che non è una difesa muro contro muro, ma è una difesa molto attenta. Ancora Daddi tenta il sombrero, ma Modestino Felicello, con la sua esperienza, conquista ancora il pallone. Poi c'è il numero 6 Moraglia che scaraventa la palla fuori perché è rimasto colpito alla schiena Pietro Daddi nel suo tentativo di sombrero ai danni di Felicello, che invece gli ha soffiato il pallone. Adesso un nuovo atto di cavalleria da parte di Capitan Stamilla, che ha restituito il pallone al portiere avversario per consentirgli la rimessa in gioco, mentre un elicottero presumibilmente della Rai, che sta già preparando le riprese per la Milano-Sanremo di domani, volteggia sopra al comunale. Ora vediamo un rimpallo a centrocampo e alla fine c'è un calcio di punizione comandato dal signor Basile per un intervento falloso da parte di Maurizio Alberti ai danni del giovane talento Gaggino, numero 7 dell'Albenga. La battuta di Moraglia in direzione di Rossignoli non raggiunge il pallone e può ripartire con la sua classica falcata. Alessio Stamilla porta il pallone ben oltre la metà campo, serve sulla destra Capra. Adesso ha il problema di saltare il diretto avversario, lo fa elegantemente ma viene raddoppiato da Felicello, che gli fa anche sbattere il pallone sulle ginocchia, e quindi si tratta di rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è stato del numero 7 della Carlins. Va bene? La rimessa in gioco di Giaretti, il pallone questa volta non supera la metà campo, è preda del colpo di testa di Alessio Stamilla, ma ancora Gaggino onnipresente che opera questo passaggio, bello passaggio filtrante in direzione di Recagno, attentissimo Matteo Geraci, ricordiamo, un classe 96 che sta giocando col piglio del portiere di esperienza, e si è fatto trovare pronto su quel lancio che poteva creare un pericolo, perché la difesa della Carlins era stata presa un pochettino in contropiede da quel lancio di Gaggino, che ripetiamo stiamo apprezzando nelle sue iniziative, svaria parecchio tra la fascia destra e il centro del campo. Ora è Daddi ancora in possesso di palla, tenta a sfuggire a ben tre avversari ma si trascina la palla in fallo laterale. Le proteste di Pietro Daddi non sono le prime di questo incontro e quindi Pietro Daddi deve stare calmo per non rischiare il cartellino giallo. Ha già protestato in precedenza, questa è già la seconda protesta, il signor Basile gli dice di smetterla, speriamo che sia così, che segua il consiglio dell'arbitro. Ora è di nuovo in possesso Pietro Daddi, ma c'è il numero 2 Bonadonna che gli devia la palla in fallo laterale e giustamente l'arbitro assegna la rimessa in gioco ai nerazzurri. Filippo Scalzi con un numero si supera il primo avversario ma il secondo gli allontana la palla. Va in pressione Stamilla su Velti, devia la palla in fallo laterale. Velti in direzione di Rossi per Moraglia. Moraglia non aggancia il pallone, quindi è di nuovo Capra su Stamilla dribbla in aria, mette la palla, un pallonetto sul secondo palo dove però non c'era nessuno perché Pietro Daddi si era portato quasi sulla linea di porta, magari per deviare con un tap-in un passaggio rasoterra del compagno. Il compagno ha preferito una palombella sul secondo palo che non ha avuto il primo calcio d'angolo a favore della Carling Boys al 32esimo minuto di gioco. Dalla sinistra Cariello ha scambiato con Scalzi, che entra in area di rigore, tenta di superare un avversario ma non ci riesce. E poi c'è il fallo di Iovine su Prunecchi, che addirittura si era proiettato nella propria metà campo per
cercare di avere qualche pallone giocabile. Ancora Prunecchi che lancia questo pallone assolutamente innocuo tra le braccia di Geracci. Riparte quindi l'azione sulla destra col solito Sturaro. Sturaro per Stamilla. Stamilla si guarda intorno, non trova compagni liberi e quindi si appoggia il gioco su Tursi. Tursi, lancio lungo ancora in direzione di Sturaro che si lancia sulla fascia tentando di pervenire al possesso del pallone, non riesce e lo devia in fallo di fondo. Ennesima rimessa dal fondo da parte del portiere Giaretti, la palla spiove ed è Iovine questa volta che svetta di testa e serve Capra, il quale apre sulla destra nuovamente per il furetto Stamilla. Stamilla scivola al momento in cui viene affrontato da Modestino Felicello e gli consegna il pallone. Quindi riparte l'azione molto elaborata dell'Albenga, che non trova, è molto ben messa in campo la Carlin Boys, non concede assolutamente l'uomo libero a centrocampo all'Albenga e quindi è facile riconquistare il pallone che è tra i piedi di Cariello e di Stamilla, scambia con Daddi, ancora Stamilla, può entrare in area e invece cede il pallone a Capra che non se l'aspettava e poi Stamilla è costretto a fare il fallo su numero 11 Rossignoli. Richiamo verbale anche per Capitan Stamilla, sembrava che l'arbitro volesse estrarre il cartellino giallo, per fortuna si è limitato a un richiamo verbale, finora nessun ammonito tra le due formazioni, l'arbitro sta gestendo molto bene la partita dal punto di vista disciplinare. Il colpo di testa di Tursi, ora Daddi alza un campanile dove Scalzi deve adoperarsi ma non riesce ad anticipare Bonadonna, che però serve inavvertitamente Cariello, il triangolo con Daddi non si chiude per l'intervento da parte di Moraglia, la palla ancora tra i piedi di Tursi, difettoso il controllo di Tursi ma c'è subito Cocito che va in contrasto con Prunecchi, la palla ora è tra i piedi di Capitan Rossi. Rossi scambia in triangolo con Rossignoli, si presenta in area di rigore e viene contratto regolarmente da parte di Sturaro, che compie un'autentica prodezza nell'anticipare in maniera molto pulita l'avversario che si stava preparando a scaraventare un pallone in direzione della porta di Geraci. Ottimo l'intervento di Fabio Sturaro. Ora la palla ancora tra i piedi di Cariello che sventaglia da sinistra a destra trovando i piedi di Stamilla. Stamilla attende l'inserimento ancora di Sturaro, la palla in mezzo, ha colpito Felicello, nuovamente Stamilla e allora a questo punto è Rossignolo che mette la palla in fallo laterale. Abbiamo visto la difesa dell'Albenga abbastanza in difficoltà sugli attacchi veementi della Carlins, molto ben organizzati, mentre abbiamo visto dall'altra parte una Carlin Boys che anche quando gli avversari riescono raramente a creare un pericolo, poi però vengono prontamente affrontati dai difensori singolarmente e quindi non riescono a pervenire al tiro in porta. Non si registrano tiri in porta fino ad adesso, siamo al 37esimo minuto di gioco, dicevo non si registrano tiri in porta da parte dell'Albenga, questo vuol dire che oltre al possesso del centrocampo la Carlin Boys fa buona guardia anche in difesa. Ora c'è questo lancio dove si inserisce Gaggino, era pericoloso ma Cocito con calma aggira l'avversario e poi scaraventa la palla, anzi guadagna addirittura la rimessa in gioco perché c'è stata la deviazione da parte di Rossignolo e quindi la rimessa in gioco è nerazzurra. Arriva un pallone dalle panchine perché evidentemente il pallone è fuoriuscito dal terreno di gioco. C'è la rimessa in gioco da parte di Sturaro che serve Capra, il quale si trascina però la palla in fallo laterale. Ora è Prunecchi che cerca fortuna sull'out di sinistra ma non lo trova e quindi di nuovo il possesso palla tra i piedi dei Papa Boys, come sono stati ribattezzati i ragazzi del presidente Bersano. Palla ancora indirizzata
su Scalzi che subisce un fallaccio da parte di Bonadonna, suscitando le proteste di tutta la panchina nerazzurra. Questo è veramente un bruttissimo fallo. Bonadonna era assolutamente in ritardo, non poteva assolutamente raggiungere la sfera e ha colpito Filippo Scalzi sulla caviglia. Speriamo che Filippo Scalzi non abbia subito conseguenze, ma questo era un fallo da cartellino rosso. Il signor Basile sembra che voglia assolutamente ammonire il numero 2 Ingauno, ma questo era assolutamente un intervento da cartellino rosso. In questo caso ci sentiamo di dire che l'arbitro ha sbagliato. Ha sbagliato perché Bonadonna è voluto entrare con cattiveria, assolutamente in ritardo, sui piedi di Filippo Scalzi, che lo aveva anticipato nettamente. Speriamo che questo episodio non causi un, come si dice, qualche ritorsione magari da qualche giocatore della Carnis, che ha solo da perdere a trascinare la contesa aumentando la carica agonistica. La Carlin Boys ha solo da guadagnare a mantenere la calma, a mantenere il risultato, magari incrementandolo, a giocare come sta giocando, perché la partita la sta conducendo in maniera perfetta fino adesso, e quindi speriamo che non si lasciano trascinare dal nervosismo. Però consentiteci dire che veramente il fallo di Bonadonna era veramente un fallo assolutamente cattivo e gratuito. Va bene, si riparte al 38esimo. Fortunatamente Filippo Scalzi, nonostante il colpo subito, riesce a rientrare sul terreno di gioco. La palla adesso tra i piedi di Cocito che ha servito Cariello, a sua volta Iovine, allarga su Sturaro. Si trovano alla perfezione i giocatori della Carlins, fanno girare il pallone di prima senza che gli avversari possano intervenire, se non per combinare qualche pasticcio, fare qualche fallo, come nel caso abbiamo visto del fallo subito da Capra. Il controllo di Daddi su quel lancio non era perfetto, la palla è terminata in fallo laterale, proprio l'ha ammonito Bonadonna, che rimette la palla in gioco. Sarebbe più consigliabile da parte dei giocatori della Carlins giocare la palla raso terra. Ora è Filippo Scalzi ancora che va al traversone, contratto col corpo dal numero 2 Bonadonna, che gli ha messo la palla in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo a favore della Carlin Boys al 40esimo minuto di gioco. Mancano 5 minuti più recupero al termine della prima frazione. Salta Cariello un avversario come se fosse un birillo, mette un traversone sul secondo palo dove era pronto alla deviazione di testa Daddi, e quindi c'è una deviazione da parte di un difensore della Albenga che provoca il terzo calcio d'angolo a favore della Carlin Boys. Se ne incarica Cariello col suo sinistro, la palla in mezzo, esce Giaretti e di pugno allontana, e ora Gaggino che supera elegantemente Stamilla, allunga la palla verso Prunecchi ha da fare con Iovine, il quale recupera l'ennesimo pallone e non consente all'attaccante bianconero alcuno spazio di manovra. Perfetta fino a questo momento anche la partita di Marco Iovine, messo in quella posizione da Valentino Papa per fare da frangiflutti, da incontrista e recuperare i palloni, cosa che sta facendo alla perfezione. Ora Stamilla, ha servito Cariello su Capra che cercava la superiorità numerica ma ha sbagliato il retropassaggio nei confronti di Cariello e quindi ha ceduto la palla al numero 10 Recagno. Ora Capitan Rossi viene anticipato da Cariello che lancia subito sulla fascia destra Stamilla, il traversone troppo sul portiere, questo traversone poteva avere sicuramente un esito diverso, ma riparte ancora una volta il colpo di testa di Cariello a interrompere l'azione sul nascere da parte dei centrocampisti dell'Albenga. Ora è Moraglia che cerca maggior fortuna
cedendo a Rossi. Rossi sulla sinistra, Velti. Velti il lancio e c'è il colpo di testa Cocito a respingere la palla, ancora è in possesso a questo punto Recagno che spara una bordata da fuori area, trova di nuovo pronto Geraci alla respinta di pugno, poi il traversone di Gaggino e preda di Tursi che allontana. Ora è Filippo Scalzi che può allontanare la palla e il pericolo dall'area di rigore della Caris. Cariello anticipa nettamente Moraglia e ora poteva partire il contropiede di Daddi, ma viene segnalato un dubbio fuorigioco a carico del bomber della Carlin Boys. Ripetiamo, autore di 27 reti fino ad ora in campionato, più un altro paio in Coppa Italia. E Gaggino con la palla tra le mani che rimette in gioco, cercava di servire Prunecchi, ancora Gaggino, ma mette la palla, ci sono due giocatori a terra, sono Moraglia e Alessio Stamilla, che tra l'altro sono amiconi. Andrea Moraglia e Alessio Stamilla sono amiconi, quindi quando Moraglia è rimasto a terra, Stamilla è andato subito a sincerarsi delle sue condizioni. Adesso c'è un po' di un accenno polemico da parte di Moraglia nei confronti di Basile, che lo guarda male, probabilmente ha subito un colpo, non sappiamo da chi, può darsi proprio dal suo amicone Alessio Stamilla. Non c'era assolutamente animosità tra i due. Ora siamo in una fase di stanca della partita, probabilmente le squadre stanno cercando di far trascorrere questi pochi secondi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, il vantaggio della Carlin Boys direi che è assolutamente meritato. Ci sono, l'arbitro ha concesso adesso 2 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 47esimo. C'è un intervento assolutamente in gioco pericoloso da parte di Marco Iovine e quindi il conseguente calcio di punizione. Ora Prunecchi che si è spostato un po' al centro del campo, allargato su Gaggino. Gaggino che cerca di superare in dribbling Maurizio Alberti, che non gli concede spazio, però gli concede solamente il passaggio in orizzontale. Però Prunecchi, che sapeva di trovarsi in posizione irregolare, ha toccato il pallone, ma sapeva benissimo che gli sarebbe stata combinata la punizione in quanto era ben oltre la linea dei difensori della Carlin Boys. Siamo quindi giunti nei minuti di recupero di questo incontro, l'arbitro fa arretrare la posizione. In effetti Prunecchi, quando era in posizione di fuorigioco, si trovava all'interno dell'area di rigore, non era assolutamente fuori. Adesso vediamo Geraci, calcia di destro, il colpo di testa tentato da Daddi ma è riuscito invece da parte di Olivieri. La palla è pervenuta a Cariello che ha servito Capra, si libera del suo avversario, Capra entra in area di rigore, cerca di mettere la palla in mezzo e il quarto calcio d'angolo, quindi si pareggiano il conto dei corner tra l'Albenga e la Carlin Boys con questo corner guadagnato da Capra con la sua giravolta che tentava di mettere un pallone in mezzo. Va nuovamente Cariello col suo sinistro a mettere questo pallone spiovente in aria, c'è la mancata presa di Giaretti che però, sul quale però gli attaccanti della Carlin Boys non si fanno trovare pronti. Poteva essere l'occasione del raddoppio proprio sul fischio di chiusura del primo tempo, un intervento difettoso, il primo intervento imperfetto da parte di Giaretti e quindi il primo tempo termina solamente sull'1-0. Paolo, un commento a questo primo tempo? Un primo tempo dove la Carlin Boys ha creato molto e ha concretizzato poco, solo un gol, mentre la difesa della Carlin Boys si è comportata benissimo e quando non c'è arrivata la difesa c'è arrivato Geraci con 2 parate favolose e anche, abbiamo sentito anche il numeroso pubblico applaudire questo giovane ragazzo. Io direi che 2 esempi di questa Carlin Boys sono i 2 giovani, Scalzi e Geraci. È tutto per il primo tempo, ci sentiamo nel secondo tempo. E tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questo incontro dell'11ª giornata di ritorno del campionato di promozione Ligure Girone A tra la Carlin Boys e l'Albenga. Ricordiamo il risultato finale del primo tempo: la Carlin si è in vantaggio per 1-0 con una rete segnata al primo minuto dal
dal baby Filippo Scalzi, con un'azione bella manovrata che è passata dai piedi di Stamilla, Capra, poi l'assist per Scalzi che non ha sbagliato. Un primo tempo abbastanza a favore della Carling Boys, nonostante al di là del risultato un possesso palla abbastanza costante. Ma adesso è iniziato il secondo tempo, vediamo che ricomincia la Carling Boys a macinare gioco con i suoi centrocampisti. La palla viene, perviene adesso al numero 10 Recagno, che però viene anticipato da Tursi, che non ci pensa due volte a scaraventare la palla in fallo laterale. Velti ha servito Moraglia, di nuovo il pallone di ritorno su Velti. Moraglia che cerca di girarsi, ma viene pressato da Daddi, che non si limita alla fase offensiva, ma quando la squadra avversaria in possesso palla torna anche a centrocampo per cercare di riconquistare la palla. Si destreggia bene adesso Capitan Rossi in mezzo a due avversari, cede la palla di nuovamente a Velti sulla sinistra, salta il primo avversario che era Iovine, ma si trascina la palla in fallo laterale sulla copertura efficace di Stamilla. Stamilla ha ceduto il pallone a Tursi, che sventaglia la palla colpita di testa da Daddi e preda di un difensore che rilancia. Ora Sturaro, non perfetto il primo colpo di testa, perfetto invece il secondo, a servire Cariello che appoggia indietro a Cocito. Cocito allarga sulla sinistra per Alberti che in scivolata cercava di far pervenire la palla su Scalzi e invece viene e colpisce un avversario che gli mette la palla in fallo laterale. Probabilmente una buca o una imperfezione del terreno di gioco che non si presenta in ottime condizioni, il manto erboso del comunale ha tradito in questo caso Maurizio Alberti. La palla ancora in possesso dei giocatori dell'Albenga, che adesso tentano di manovrare sulla fascia destra il traversone, ma c'è sempre Iovine attento davanti alla difesa a spazzare via il pallone. Riparte da Capitano Rossi l'Albenga, porta la palla, subisce il fallo da Capra che è arrivato di gran carriera alle sue spalle, però Rossi ha coperto bene il pallone ed ha subito il fallo, un fallo subito da un giocatore anche lui di esperienza, e lo ha dimostrato anche in questo frangente coprendo molto bene la palla e costringendo Capra al fallo. Ora vediamo questo calcio di punizione affidato ai piedi dello specialista Prunecchi, che sappiamo essere appunto un ottimo realizzatore su punizione. Tenterà anche questa volta di trasformare questo calcio di punizione nel palla del pareggio. L'arbitro ha il suo da fare per far rispettare la distanza regolamentare di 9,15 metri. È tutto pronto, adesso parte Prunecchi, sta facendo un pochettino di scena probabilmente per distrarre la difesa. Il tiro di Prunecchi è ampiamente a lato, vola Geraci, ma era un volo preventivo perché il pallone non era assolutamente nello specchio della porta. Quindi registriamo al terzo minuto di gioco nel corso del secondo tempo questo calcio di punizione di Prunecchi terminato a lato. Ora la rimessa di Geraci, colpo di testa di Stamilla, viene contratto Daddi da Rossi, ancora Daddi in possesso di palla, ma ancora Rossi, Capitan Rossi che conquista il pallone, mette ordine nella manovra di centrocampo e poi il lancio lungo, troppo lungo per Rossignolo, che non può raggiungere la sfera, che termina nuovamente un incontro, dicevamo, che è stato premiato da una cornice di pubblico notevole, visto anche l'iniziativa del presidente Bersano, che ha voluto per questa occasione concedere l'accesso gratuito allo stadio comunale, e quindi il pubblico è accorso numeroso. Anche c'è da segnalare la presenza di tantissimi ragazzi del settore giovanile della Carling Boys, che sono la linfa di questa società e che hanno permesso di portarla a questi livelli. Oltretutto abbiamo notato tra il pubblico presente il primo cittadino di Sanremo, il sindaco Biancheri, e con gli assessori anche. Quindi una partita sentita anche dal comune, che è molto importante
per il proseguo della prossima stagione, quando si chiamerà Sanremese, no? Sì, direi che è un segnale positivo questo, che finalmente anche l'amministrazione cittadina si sia resa conto dell'importanza del lavoro svolto dalla società nerazzurra e soprattutto dal presidente Bersano per allestire una squadra che potesse consentire di andare nella categoria regina della regione, cioè l'eccellenza, e poter magari riportare il nome di Sanremese quando, come ormai è dato per scontato, nei campionati che più gli competono. Quindi anche un'attenzione da parte del Comune, che speriamo si traduca anche in una collaborazione più proficua dal punto di vista economico. Ora vediamo un traversone di Stamilla che mette la palla, ma Modestino Felicello ancora una volta fa buona guardia, come dall'altra parte anche il suo omologo numero 5 Coccito a respingere. Un batti e ribatti, ora cerca di mettere ordine Cariello servendo sulla sinistra Alberti ha da affrontare due avversari, quindi si gira e cede la palla a Filippo Scalzi, il quale aveva ceduto a Cariello, si fa soffiare la palla da Gaggino. Ottima la prova fino a questo momento del numero 7 bianconero, un giovane molto interessante, mentre un po' deludente la prestazione di Recagno, che continua a sbagliare passaggi ai suoi compagni. Daddi, che è retrocesso fino al centrocampo per conquistare un pallone, lo cede ancora indietro a Tursi e riparte il giro palla da parte del Carlin Boys nel tentativo di aprire le maglie della difesa in gauna. Capra allarga sulla destra per Sturaro scambia ancora con Capra va al dribbling su un avversario, uno contro uno di Capra. Ora c'è il raddoppio di marcatura con la palla che termina in fallo di fondo. Secondo l'assistente, Capra chiedeva il calcio d'angolo, mentre invece l'intervento del secondo difensore in fase di raddoppio gli ha fatto terminare la palla tra le gambe e poi in fallo di fondo. Fallo di fondo che viene battuto da, come al solito, dal portiere Giaretti. Tanto vediamo che dalla panchina della Carlin Boys si sono già alzati due giocatori, cioè Tarantola ed Espinal, per iniziare il riscaldamento, perché probabilmente Valentino Papa vuole dare un'accelerata a questa partita, magari innestando forze fresche sia in attacco sia a centrocampo. Ma comunque continuiamo a seguire questo gioco. Daddi ha ricevuto la palla da Tursi, ha scambiato con Capra e arriva dall'altra parte sul traversone di Daddi un tiro a colpo sicuro di Scalzi, che come nell'azione che ha portato al gol al primo minuto di gioco si è fatto trovare puntuale nel taglio da sinistra. Adesso vediamo un altro, ecco, a questo punto il cartellino è rosso, perché il fallo commesso da Capitan Rossi ai danni di Sturaro viene giudicato assolutamente falloso e cattivo, pericoloso soprattutto. Capitan Rossi quindi, quando siamo giunti al nono minuto di gioco nel corso del secondo tempo, guadagna anzitempo gli spogliatoi. Espulso quindi il capitano Fabio Rossi. Un intervento cattivo, come era stato analogamente cattivo l'intervento di Bonadonna nel primo tempo, che però era stato graziato dall'arbitro Basile, era stato sanzionato solo un cartellino giallo, quando a nostro avviso già avrebbe meritato il cartellino rosso quell'intervento. Ora questo intervento di Fabio Rossi non era assolutamente possibile che l'arbitro prendesse altri provvedimenti, solo il cartellino rosso per questo fallo cattivo, inutile, tra l'altro sulla linea di centrocampo. Non si capisce come un giocatore dell'esperienza di Fabio Rossi possa fare un intervento così in una zona di campo tra l'altro non pericolosa. E quindi si riparte al decimo minuto del secondo tempo con l'Albenga in 10 uomini sotto di un gol e con un uomo in meno. Aumentano sicuramente le possibilità della Carlin Boys di portare a casa questi tre punti fondamentali, che ripetiamo consentirebbero di vincere matematicamente il campionato di promozione e proiettarsi, quando mancherebbero 4
giornate al termine del campionato proiettarsi già in eccellenza. Adesso Daddi che però viene pescato nuovamente in posizione di fuorigioco, punizione già battuta velocemente dai difensori dell'Albenga. Vediamo la palla adesso all'indirizzo del neo capitano Rossignolo, che ha ereditato la fascia appunto dal capitano Fabio Rossi espulso. La palla adesso è in direzione di Cariello. Cariello serve Capra. Capra si gira, subisce il fallo, l'ennesimo fallo da parte di Moraglia, che lo ha preso particolarmente di mira. Probabilmente Rattalino, mister dell'Albenga, lo aveva appunto designato quale uomo da marcare Edoardo Capra da parte di Moraglia. Ora c'è questo lancio lungo, ancora una volta troppo lungo per la rincorsa di Rossignolo, che anche nel corso del primo tempo ha fatto tante volte la fascia con degli allunghi che però si sono rivelati assolutamente inefficaci. C'è un cambio nella formazione dell'Albenga. Probabilmente Rattalino vuole correre ai ripari. Esce Bonadonna, che tra l'altro era già stato ammonito nel corso del primo tempo, ed entra al suo posto il numero 14 Pietro Scanna Pietro. Diciamo positiva la prova di Bonadonna, macchiata forse da quel fallo appunto che gli è costato il cartellino giallo, ma tutto sommato abbastanza buona la prestazione di Bonadonna fino a questo tempo. Mentre l'Albenga ha guadagnato nel frattempo, no, la Carling Boys ha guadagnato nel frattempo il quinto calcio d'angolo della partita a suo favore. E come al solito Cariello che si incarica della battuta di questo calcio d'angolo col suo piede sinistro. L'arbitro però ha visto qualcosa che non andava e quindi ferma il gioco. Non si capisce per quale motivo. Ah, perché c'è ancora sul terreno di gioco Capitan Rossi, che si era attardato nei pressi della panchina della Carling Boys, e quindi da regolamento lui non può rimanere sul terreno di gioco. E allora l'arbitro, accorgendosene, ha interrotto il gioco fino a quando adesso finalmente Rossi guadagna gli spogliatoi e può ripartire Cariello. Traversone, mette fuori questa volta per Stamilla, che controlla di petto, scarica un destro in diagonale che però termina abbondantemente a lato della porta difesa da Giaretti. Quando siamo giunti nel corso del tredicesimo minuto del secondo tempo, il risultato è ancora fermo sull'1-0, però l'Albenga si ritrova adesso a giocare con un uomo in meno. Mentre abbiamo visto Valentino Papa, mister della Carling Boys, chiamare la sostituzione, quindi alla prima interruzione ci sarà la prima sostituzione della partita, presumibilmente vediamo che si sta preparando Espinale, sì, perché ovviamente con gli avversari in inferiorità numerica vuole aumentare il peso dell'attacco e quindi introdurre quello che è il secondo miglior marcatore della formazione nerazzurra. Dopo Daddi con 27 reti abbiamo Espinal con ben 14 reti, anche lui in doppia cifra in questo campionato. La palla rimbalza a centrocampo quando Sturaro la fa sua, cede a Cariello, scambia di nuovo con Sturaro, che però non può raggiungere il pallone in quanto il passaggio è troppo lungo. Vediamo mister Valentino Papa che sta dando le ultime istruzioni a Espinal sul modo di schierarsi sul terreno di gioco, mentre ancora Iovine che serve Cariello a centrocampo, sventagliata di Cariello in direzione di Scalzi, che però non può raggiungere il pallone, troppo lungo il passaggio di Cariello, ed è tutto pronto per la sostituzione. Entra Espinal, vediamo al posto di chi esce Cariello. Esce il numero 10 Cariello, autore di una prestazione molto molto positiva anche lui, quindi toglie un centrocampista e mette una punta. Probabilmente
arretrerà Edoardo Capra sulla linea dei centrocampisti a fare da terrequartista e Espinal in avanti a fare coppia con Daddi, con Scalzi sempre all'esterno sinistro a supportare la linea d'attacco. C'è stato un calcio di punizione fischiato dal signor Basile a favore dell'Albenga, che manovra adesso sulla destra con Gaggino, un rasoterra che è stato preda di Coccito, che non è bravo solo di testa ma anche coi piedi ci sa fare, quindi respinge il pallone ancora l'Albenga col neo entrato il numero 14 Scannapietro Pieco, che ha però effettuato un passaggio errato, quindi adesso in azione la prima palla toccata da Espinale, un sontuoso stop di petto, un appoggio indietro a Sturaro che cede a Tursi, lancio lungo ancora in direzione di Espinale che anticipa a Modestino Felicello, la respinta dei difensori, subisce il fallo di Iovine, questa volta Moraglia reagisce anche in malo modo al tentativo di scuse di Marco Iovine. Evidentemente il colpo è stato doloroso, però Moraglia, che sappiamo un giocatore di carattere, ha reagito un pochettino rifiutando la stretta di mano che Marco Iovine con molta cavalleria li voleva porgere. Comunque è stato ancora un episodio abbastanza tranquillo, tutto si è risolto con questo pallone spiovente in area, preda di Sturaro che rinvia Scannapieco che rimette il pallone però troppo lungo e termina in fondo al campo con Geraci che va al recupero della palla con molta calma. 17esimo minuto di gioco, si attende adesso l'iniziativa appunto della Carling Boys che dovrebbe cercare di approfittare della superiorità numerica per cercare di mettere al sicuro questo risultato segnando magari il gol del raddoppio. Stamilla manovra a centrocampo con Iovine con molta calma, sbaglia il passaggio Iovine e favorisce l'intervento di Rossignolo con questo taglio verso sinistra da parte del numero 8, scusate il numero 8 no, perché era uscito, probabilmente era Prunecchi. Sì, era Prunecchi che tentava di raggiungere il pallone ma era partito anche lui in posizione di fuorigioco e quindi si ripartirà con un calcio di punizione da parte di Geraci dal limite, anzi è Tursi che si incarica della battuta, serve il compagno di reparto Coccito, sulla sinistra Alberti, salta l'uomo, serve ancora il pallone indietro a Coccito, con molta calma la Carlins manovra questo pallone, poi la sventagliata per il colpo di testa all'indietro di Espinal che ha servito Iovine tenta col sinistro di servire Daddi ma è impreciso il passaggio e quindi può ripartire Velti, anticipato Prunecchi da un rinvio deciso di Tursi, sempre attento e concentrato anche Tursi, non concede assolutamente niente al povero Prunecchi che si ritrova tra l'altro solo a combattere contro quattro difensori. Non è facile il compito del pur bravo attaccante dell'Albenga. Ancora una palla lunga ma ancora facile il colpo di testa di Tursi, è perfezionato poi il disimpegno da parte di Stamilla, Coccito che ha servito Alberti e Scalzi che invece si trascina la palla in fallo laterale. Ci sembra un po' stanco Scalzi perché probabilmente nel primo tempo ha speso parecchio, ha anche subito un brutto colpo. Ancora un batti ribatti, la palla che rimane vicino al cerchio del centrocampo fino a quando non perviene nel possesso Rossignolo che intendeva servire Recagno ma Recagno è preso in contropiede, non riesce a recuperare il possesso della palla, cosa che fa invece Stamilla servendo immediatamente Capra parte con la sua classica camminata caracollante su Daddi cerca dalla parte opposta Scalzi rimette al limite dell'area dove non ci sono però compagni perché si erano proiettati nel frattempo in attacco. Prunecchi adesso che da solo deve affrontare
forse commette fallo su Sturaro, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi ancora Prunecchi in possesso di palla da solo contro tre avversari, cerca un compagno libero, non lo trova e alla fine Cocito gli porta via la palla in maniera pulita. Non poteva fare altro Prunecchi, non è stato supportato. Vediamo Cocito che si era avventurato in una sortita nella metà campo avversaria, ma ha perso il pallone. Ora costringe l'avversario a correre in orizzontale lungo la linea di centrocampo fino a quando la palla perviene a Rossignolo, che però subisce il fallo. Secondo cambio tra le file dell'Albenga, entra il numero 18 Mela. Vediamo al posto di chi esce Rossignolo. Esce il numero 11 Rossignolo, che aveva ereditato la fascia del capitano da parte di Rossi, e adesso diventa capitano il numero 14 Scannapietro. Quindi registriamo questa sostituzione al 20° minuto del secondo tempo. Entra il numero 18 Mela al posto del numero 10, del numero 11 Rossignolo. Forze fresche quindi in campo anche per l'Albenga nel tentativo appunto di pervenire al pareggio, ma questo pallone che è stato effettuato un traversone a centro area di nuovo preda dei difensori nerazzurri. Poi c'è il fallo su Espinal, che tentava di uscire dalla propria metà campo con il pallone al piede, ha subito fallo da Moraglia, che questa volta si chiede scusa all'avversario, scuse accettate da parte di Espinal, mentre ancora un giro palla da parte della Carlin Boys fino a trovare libero sulla sinistra Scalzi, che però deve retrocedere essendo tallonato da un avversario. La palla è giunta quindi tra i piedi di Iovine, che ha servito Stamilla, che gode di una certa libertà, può allargare il gioco sulla destra per Capra, che però sbaglia completamente il traversone. Ripetiamo, il terreno di gioco del comunale purtroppo penalizza i giocatori che hanno una qualità tecnica superiore, e anche in questo caso il pur bravo Capra è stato costretto all'errore, magari da un rimbalzo fasullo del pallone. Il pallone spiove a centrocampo, colpo di testa di Cocito ha favorito l'intervento di Iovine, Scalzi ha servito, adesso è Espinal che non ci pensa due volte, scaglia di sinistro il pallone verso la porta di Giaretti, che però era attento e quindi fa su il pallone. Adesso Stamilla, la caccia del pallone, riesce a conquistare il pallone ai danni di Prunecchi, ancora Stamilla, si scontra addirittura col compagno Capra, che era andato incontro per ricevere il pallone, e ora non si intendono i due, ha sbagliato probabilmente il movimento o non si sono capiti nel movimento. Adesso di nuovo Prunecchi che con molto mestiere ha fatto sì che Sturaro non potesse intervenire sul pallone, quindi palla in fallo laterale, ancora Prunecchi, Sturaro gliela porta via, nuovamente la palla tra i piedi di Iovine si gira, cede a Stamilla rischia con un passaggio corto, però raggiunge Sturaro a Capra, che però sbaglia la misura del passaggio. Ora di nuovo Moraglia che avanza, cede il pallone al neo entrato Mela, indietro al numero 5 Olivieri, che ha ceduto la palla al compagno sulla fascia destra. Ancora Mela, ancora un pallone indietro per Moraglia. Moraglia cambia il gioco da questa parte, ma trova l'interdizione di Sturaro, che però anche egli tradito da un falso rimbalzo della palla, la palla colpisce il braccio e quindi calcio di punizione legittimo fischiato dal signor Basile di Genova per questo fallo di mano, diciamo al 90% involontario di Sturaro, ma comunque il fallo di mano c'è stato e quindi è giusta la punizione. Punizione che si appresta a battere nuovamente Prunecchi, è un pochettino più distante rispetto alla posizione della punizione che ha tirato all'inizio della ripresa, però sistema con cura il pallone, probabilmente vuole tentare il tiro diretto in porta, magari tentando di sorprendere Geraci. Ecco il tiro è abbastanza
diretto, ben diretto, anche se troppo alto, e termina appunto sopra la traversa della porta difesa da Geraci. Un nuovo cambio intanto nelle file della Carlin Boys, esce Iovine. Iovine, autore di una prestazione maiuscola, applaudito dal pubblico perché ha veramente fatto una prestazione generosa e maiuscola. Adesso il mister Papa gli concede il giusto riposo e quindi fa entrare in campo col numero 14 Tarantola per Iovine al 24esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Espinal allarga sulla destra dove si è proiettato Stamilla effettua un traversone che voleva essere un cross e ne è uscito fuori un pallonetto insidioso che Giaretti ha dovuto deviare con la punta delle dita, colpendo la traversa e poi terminato il calcio d'angolo. Un'occasione, registriamo questa occasione al 25esimo minuto del secondo tempo con questo tiro cross di Stamilla accompagnato sulla traversa da Giaretti. Capra, traversone al centro, Tursi anticipa il compagno Espinal e probabilmente gli toglie la possibilità di una deviazione che era molto facile a quel punto. Il difensore Tursi, che nel corso del campionato ha segnato qualche gol appunto su calci piazzati con la sua proverbiale stacco di testa, in questo caso è stato però inefficace perché ha tolto la palla dalla testa di Espinal. Espinal ancora che manovra questa palla, la mette giù Tarantola, il neo entrato. Tarantola sulla destra a favorire la corsa di Capra, che controlla il pallone, ha davanti a sé un avversario, cerca di superarlo. Si tratta di Scanapieco però riesce a recuperare il pallone e a guadagnare il fallo di fondo. Continua a macinare il gioco la Carlins, seppur non creando grosse occasioni da rete, fatta eccezione appunto la traversa colpita prima da Stamilla, però il pallino del gioco è sempre. Adesso attenzione perché c'è questo lancio perfetto di Espinal per Daddi. Anche questo è un leitmotiv che si è ripetuto tante volte nel corso del campionato, il lancio di Espinal che ha mandato in rete Daddi. In questo caso il lancio era leggermente lungo, Daddi lo ha prolungato ancora col petto, poi non è riuscito a raggiungere il pallone. Ora manovra a centrocampo Gaggino, che però sbaglia, ci pare stanco anche Gaggino, ha fatto veramente un'ottima prestazione fino in questo momento il numero 7 dell'Albenga. Alberti, lancio lungo, Espinal col colpo di tacco intendeva servire Scalzi, che però viene intercettato il pallone da un difensore dell'Albenga. Ora manovra Scanapieco, passaggio indietro pericolosissimo, attenzione, un errore clamoroso da parte di Scanapieco che intendeva servire il portiere Giaretti, ma il pallone era troppo corto, si è catapultato sulla palla Daddi, che ha scaricato però il pallone addosso allo stesso Giaretti, e poi la deviazione di Espinal è stata prevenuta dall'intervento tempestivo di Modestino Felicello, che appare adesso dolorante probabilmente in quella estirata che ha impedito il raddoppio, che a questo punto sarebbe strameritato da parte della Carlin Boys, che sta creando occasioni da rete. Nuovo tentato colpo di testa da parte di Capra. Stamilla ancora cerca di servire sulla destra Tarantola, non c'è riuscito, però c'è l'intervento di Sturaro a protezione della propria metà campo. Scalzi manovra con il sinistro, cede a Alberti, stop di petto di Espinal, poi allunga il piede Espinal per servire fuori Tarantola sta decidendo cosa fare, probabilmente metterà il pallone, esattamente, lo metterà in fallo laterale perché è rimasto colpito il numero 10 Reccagno dell'Albenga, ha subito un colpo in testa in quell'allungo di Espinal, cercando di contrastarlo è rimasto colpito.
Cosa dici Paolo? È maturo il secondo gol? Matura, sta maturando il gol perché continua la Carimboia a comandare il gioco, anche che l'Albenga non molla, pur essendo un uomo in meno, tenta una sorpresa di poter pareggiare questo incontro, ma la vedo veramente brutta per l'Albenga. Noi siamo migliorati in attacco adesso, abbiamo visto Espinal fare due o tre numeri bellissimi, sfortunati ma belli. Il valore di Espinal non lo scopriamo certamente oggi, è un giocatore che ha un trascorso di carriera notevole anche tra le file della Sanremese, lo ricordiamo ai tempi d'oro della finale di Coppa Italia col Gallipoli, lui era stato uno dei protagonisti di quella cavalcata. E tutte le volte che viene chiamato in campo, sia che sia titolare sia che entri dalla panchina, il suo lo fa sempre con molta dedizione e con molta qualità. E ancora Capra in possesso di palla, mette giù e serve Stamilla che però va giù, chiama il calcio di punizione che non gli viene concesso e quindi può ripartire all'Albenga. Cioè adesso un calcio di punizione a favore dell'Albenga, ma l'Albenga che opera la terza sostituzione, entra in campo con il numero 15 Daniele Barone, con l'uscita che avevamo previsto, quella di Gaggino, Matteo Gaggino, classe 97, l'avevamo visto stanco e effettivamente anche Rattalino probabilmente se n'è accorto e quindi lo sostituisce al minuto 32 del secondo tempo. Esce il numero 7 Gaggino per il numero 15, abbiamo detto, Daniele Barone. Cerca adesso spazio sulla sinistra il neo capitano numero 14 Scannapietro e c'è la ammonizione a carico di Sturaro. Il numero 2 è Sturaro, è stato ammonito probabilmente Sturaro per quell'intervento su Scannapietro al minuto 32 del secondo tempo. È stato ammonito il numero 11 Scalzi, mi dicono appunto qua dalla tribuna. Esatto, il primo intervento è stato di Sturaro, il secondo di Scalzi e quindi l'ammonizione è per Scalzi. C'è stata adesso un'azione pericolosa in area dell'Albenga mentre annotavamo l'ammonizione di Scalzi, ma ancora una volta la difesa della Carrin Boys, anche se con qualche affanno, è riuscita a evitare la capitolazione. Adesso vediamo l'arbitro che sta richiamando Felicello. Sta richiamando Felicello per il fallo commesso, per combinarle anche a lui l'ammonizione. 33esimo minuto del secondo tempo, ammonito il secondo giocatore in maglia bianconera, Felicello. Ricordiamo che l'Albenga è in 10 uomini dal nono minuto del secondo tempo per l'espulsione del capitano Rossi, mentre è pronto ad entrare nelle file della Carrin Boys il numero 16 Matteo Battaglia, che prenderà il posto di Edoardo Capra. Anche Edoardo Capra ha sudato le proverbiali 7 camicie per la causa della Carlin Boys e quindi la meritata sostituzione. Probabilmente, come tutti i giocatori, non è particolarmente contento della sostituzione, però applaude e dà un buffetto al compagno che lo sostituisce. Quindi Matteo Battaglia al posto di Edoardo Capra al 34esimo minuto del secondo tempo. Mancano poco più di 10 minuti al termine di questo incontro che la Carlin Boys sta portando a termine in vantaggio. E vediamo il colpo di testa sulla punizione di Tarantola, ben calibrata sulla testa di Daddi ha cercato più la precisione che la potenza e ha mancato però di poco
il bersaglio. E Giaretti al rinvio, ancora Cocito che si posiziona e colpisce di testa. Ora Matteo Battaglia che va alla ricerca, anzi era Espinal che andava alla ricerca del pallone, viene ribattuto in fallo laterale. La rimessa in gioco Maurizio Alberti, il colpo di testa da parte di un avversario, di nuovo la palla che termina sui piedi di Alberti, ceduta Tarantola che deve però, viene affrontato da Prunecchi e gli porta via il pallone. Prunecchi può impostare l'azione d'attacco, cercava il passaggio due volte, ha cercato il passaggio sulla destra, non gli è riuscito, quindi può partire il contropiede con Pietro Dadi che tenta di anticipare il difensore, che però è stato bravo nella sua giravolta a difendere il possesso del pallone. Ancora un batti e ribatti con Alberti che ha rimbattuto il lancio lungo e Tursi che esce con un'eleganza notevole dalla propria metà campo per intercettare questo pallone. Ora da Scalzi spostato sulla sinistra, supera Scannapietro, entra in area di rigore, mette questo pallone basso in area di porta, respinto da Giaretti e poi sulla respinta ha calciato Battaglia dal limite dell'area, ha colpito un avversario che vediamo a terra dolorante, non sappiamo chi è, ma il difensore che si è immolato per proteggere la propria porta dal tiro di Battaglia che poteva essere assolutamente pericoloso, un tiro improvviso scagliato dal limite dell'area su quella respinta del portiere Giaretti seguita al traversone di Scalzi. Calcio d'angolo dalla destra, questa volta sulla bandierina va Tarantola, essendo uscito Cariello che si era incaricato fino a questo momento di battere il corner. Siamo al settimo corner a favore della Carrin Boys, scodellato in mezzo, c'è il tiro al volo di Cocito, ancora Tursi che tenta ma non inquadra lo specchio della porta. Era ben battuto questo calcio d'angolo, la palla era pervenuta a Cocito tutto spostato sulla destra, il tiro respinto e poi ancora la deviazione di Tursi sopra la traversa. Sta bussando la Carlin Boys alla porta dell'Albenga per pervenire al gol che darebbe la sicurezza dei tre punti, ma non riesce. Riparte l'azione da Alberti ha servito Battaglia ancora dietro ad Alberti, lancio verso Espinal troppo lungo, Felicello che ribatte, Prunecchi che viene a raccogliere il pallone nel cerchio del centrocampo, deve vedersela con due avversari, uno dei due gli commette fallo, probabilmente Stamilla ha commesso fallo ai danni di Prunecchi. Ancora Prunecchi in possesso palla, ha assunto un po' le vesti del regista dopo l'uscita del capitano Rossi, Prunecchi, ma purtroppo gli tocca, come si suol dire, cantare e portare la croce, anche perché fino a questo momento è stato l'uomo se vogliamo più pericoloso, che ha messo un pochettino in ambasce la difesa della Carlin Boys, che però lo ha controllato molto bene. Adesso ha arretrato notevolmente il raggio della sua azione, come dicevamo, per assumere il ruolo di regista di centrocampo. Intanto Geraci è pronto al rinvio al 39esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, appoggio di petto da parte di Daddi per Sturaro, lancio in direzione di Espinal che subisce il fallo, tentava di coprire la palla per stopparla di petto, è stato spinto alle spalle dal numero 6 Moraglia che ha commesso fallo. Quindi Tarantola dalla tre quarti campo spostato sulla fascia destra, lo spiovente in area, anzi è quasi un pallonetto che a momenti sorprende il portiere Giaretti, però è troppo lungo e termina oltre la traversa. Rinvio quindi Giaretti, palla che spiove nel cerchio di centrocampo, è preda della testa di Stamilla, ancora un duello tra Espinal e Felicello, la palla adesso è pervenuta ad un attaccante dell'Albenga che ha prolungato il pallone,
raccolto poi all'interno dell'area di rigore da Geraci, che ha servito Alberti. Alberti, stop di petto di Espinal, lancio nuovamente su Daddi, questa volta in posizione regolare. Daddi tenta il pallonetto anziché calciare al volo di sinistro, ha tentato un improbabile pallonetto di destro che non gli è riuscito, ha consegnato la palla nelle mani di Giaretti. Un peccato di estetica, se vogliamo, di Daddi. Ora un tentativo, ancora un colpo di tacco di Scalzi, che però si vede portare via il pallone. Il numero 15 dell'Albenga, Barone, che ha tentato una conclusione assolutamente da dimenticare, anche questa conclusione. Peccato, perché l'occasione creata da quel lancio su Daddi poteva essere quella che poteva mettere il punto esclamativo su questa prestazione anche del centravanti nerazzurro. Stamilla ancora una volta con la testa chiede un gioco pericoloso da parte del numero 10 Recagno, arbitro non è dello stesso avviso, poi il pallone scagliato all'interno dell'area di rigore. Non ha fantasia l'Albenga in questa fase, si limita a dei lanci così in verticale che però puntualmente terminano tra le braccia di Geraci. Espinal, vediamo che lavora un bel pallone sulla sinistra, lo mette giù, va al duello col difensore, lo perde il duello, perde il possesso della palla e poi c'è un fallo fischiato ancora ai danni di Espinal, anzi a carico di Espinal, ai danni di un difensore, e quindi il lancio lungo poteva servire Prunecchi, ma ancora troppo lungo. Quando siamo giunti al 42esimo minuto del secondo tempo, inizia il countdown per la Carlin Boys a 3 minuti dalla promozione in eccellenza. Saranno 3 minuti da vivere con molta tensione sia in tribuna che in campo, però vediamo che i giocatori in campo stanno affrontando sempre con la massima tranquillità, giocando al pallone senza farsi prendere dalla frenesia. Adesso la palla che spiove nei pressi di Tarantola, colpo di testa fa giungere la palla sui piedi di Scalzi, che però è terminato a terra senza fallo. Battaglia recupera un altro pallone in mezzo a due avversari e adesso serve Espinal, che può allungarsi, ed anche Espinal, come in precedenza ha fatto Daddi, tira un piattone di destro e consegna la palla tra le braccia di Giaretti. Sono occasioni queste che potrebbero essere sfruttate meglio, ma forse la troppa sicurezza non gli dà la carica giusta agli avanti della Carlin Boys per cercare di creare un pericolo maggiore alla porta di Giaretti. Consultiamo ancora il nostro cronometro quando mancano 2 minuti, salvo recupero al termine della partita. Ripartita, ripetiamo, che potrebbe dare la matematica certezza della vittoria del campionato e della salita in eccellenza della Carlin Boys, traguardo assolutamente storico. Vediamo che l'arbitro stava indicando probabilmente i minuti di recupero, adesso dovrebbe essere sollevato il cartello da parte della panchina nerazzurra, cartello che non vediamo ancora. Nel frattempo il gioco è ripreso, la palla è tra i piedi di Battaglia che la cede a Tarantola, ancora Tarantola al lancio in direzione di Espinal, troppo lungo, il rinvio alla viva al parroco da parte del difensore dell'Albenga, la palla è tra i piedi di Maurizio Alberti, il lancio su Espinal che raggiunge la palla però è contratto da Moraglia, uncinato il pallone da parte di Battaglia, poi il rinvio del difensore dell'Albenga direttamente in fallo laterale. Ci sembra che l'Albenga abbia probabilmente abbandonato ogni residua speranza di pervenire al pareggio, perché vediamo che non riesce più neanche a superare la linea di metà campo della Carlin Boys se non con dei lanci lunghi. La rimessa in gioco, Moraglia cerca di servire, riesce a servire Barone, il quale va a terra in maniera però regolare e quindi
però a sua volta il lancio di Maurizio Alberti è impreciso e termina, anzi di Cocito, scusate, era Cocito che tentava di lanciare Battaglia sulla sinistra, ma il suo lancio è stato troppo lungo. L'assistente presente qua sotto la tribuna invita il mister Papa a consegnare il pallone, che intanto era terminato oltre la recinzione, con più sollecitudine. Rimessa in gioco ancora dell'Albenga, attenzione a questo passaggio filtrante, però Sturaro fa buona guardia, rinvia, ancora un rilancio da parte di Felicello, probabilmente Prunecchi era in posizione irregolare, ma non avendo raggiunto la sfera l'arbitro lascia correre. Scocca in questo momento il 45esimo minuto di gioco, non siamo riusciti a capire quanti minuti di recupero ha concesso l'arbitro, però siamo veramente ai titoli di coda per questa Carlin Boys che corona il percorso di questo fantastico campionato. Battaglia affronta l'uno contro uno, scaglia un tiro, palo di Battaglia, c'è Daddi, ma era in posizione di fuorigioco. Splendida la conclusione nel primo minuto di recupero di Battaglia, che appena deviata da Giaretti termina la sua corsa sul palo e poi perviene il pallone a Daddi, che però si trovava in posizione di offside e quindi in posizione punibile del calcio di punizione. Però è stata splendida la giocata di Battaglia, che meritava assolutamente il gol Battaglia su questa azione. 5 minuti di recupero, ne sono trascorsi già uno e mezzo, quindi ancora 3 minuti e mezzo di sofferenza per la panchina, per i giocatori in campo e soprattutto per il pubblico, che si aspetta solamente il fischio finale per poter arrivare a conquistare questi 3 punti fondamentali. Daddi adesso gestisce il pallone sulla tre quarti, la cede a Tarantola, Tarantola sulla destra a Scalzi, Scalzi con un gioco di prestigio sposta il pallone, su cui interviene in ritardo, assoluto ritardo, Moraglia, e commette l'ennesimo fallo sul talentino nerazzurro. Tutto positivo comunque per la Carlin Boys, che può gestire il possesso palla ancora in questi minuti di recupero. Adesso vediamo Capitan Stamilla che si incunea tra le maglie della difesa bianconera, cede sulla destra. Ancora Stamilla si avvicina alla linea del fondo, cede la palla a Tarantola, Tarantola si gira su se stesso, cerca di servire nuovamente Stamilla, non ci riesce, riparte all'Albenga con Prunecchi addirittura sulla tre quarti campo da parte della Carlin Boys. Un lancio lungo, l'anticipo di Tursi, preciso, possesso palla ancora dei nerazzurri con Sturaro che alza un campanile, su cui si avventa Battaglia, che riesce a deviare verso Alberti lancia Daddi sulla sinistra. Daddi ha il problema di superare un avversario, lo fa facendo un traversone, ora mette giù la palla Espinal, la cede a Stamilla che scaraventa un bolide però centrale verso la porta, e c'è il fischio finale dell'arbitro Basile di Genova. La Carlin Boys è salita in eccellenza per la prima volta nella sua storia. È indicativo anche il gol segnato da un giovane, Scalzi, un giovane cresciuto nel settore giovanile della Carlin Boys e che porta la Carlin Boys per la prima volta nel campionato di eccellenza, davanti a 500 spettatori che stanno preparando la festa di premiazione per questa squadra che ha fatto un campionato veramente sempre al vertice della classifica. Quindi una squadra che si merita questo campionato di eccellenza, che giocherà il prossimo anno sotto il nome della Sanremese. Quindi Sanremo avrà di nuovo una squadra che competerà per campionati di eccellenza come la Sanremese. Oggi davanti a ben 500 spettatori la Carlin Boys ha vinto solo 1-0, ma meritava molto di più, ha avuto molte occasioni da segnare il 2, il 3-0, bravo il portiere dell'Albenga a parare in certe situazioni e purtroppo l'imprecisione degli attaccanti e la sfortuna un po'. Comunque è stata veramente una bella partita giocata bene dalla Carlin Boys, e è tutto per questa sera.
termina così questo incontro. La Carlinboy batte 1-0 l'Albenga e si aggiudica col gol di Scalzi al primo minuto e si aggiudica la promozione nel campionato di eccellenza, un campionato di eccellenza che giocherà il prossimo anno sotto il nome di San Rebese. E a tutti buonasera.